Siamo in Costa d'Avorio, un paese che si trova affacciato sul Golfo di Guinea, in Africa occidentale. Questo paese mantiene una posizione strategica grazie alla quale ha vissuto momenti di gloria legati al colonialismo e al periodo successivo. In Africa occidentale si è distinta proprio per le condizioni di stabilità politica e di prosperità economica. Purtroppo, a partire dall'anno 2000, le cose sono cambiate. Una profonda crisi ha trasformato il bel territorio della Costa d'Avorio in un tormentato teatro di guerra civile. Ora la crisi è finita, ma ancora sono evidenti i segni della decadenza. Durante il tragitto incontreremo le foreste pluviali, le città costiere, le grandi coltivazioni. Troveremo anche tracce dell'impero coloniale, ma soprattutto ci integreremo con le popolazioni per conoscere e capire la loro cultura, per assistere ai mestieri e alle tradizioni più antiche. Allora, partiamo! Il nostro viaggio parte dalla città di Yamoussoukro, che è ufficialmente la capitale della Costa d'Avorio, precisamente dal 1983, quando il presidente Félix Oppué-Boigny gli conferì la carica che apparteneva ad Abidjan. In realtà tutti gli uffici si trovano ancora là. Tutto ciò che si vede in città è stato voluto dal presidente. Il Palazzo della Fondazione, che è un istituto di ricerca sui temi della pace, o il Politecnico, che è l'istituto per lo sviluppo dell'economia del paese. Questa è l'Università di Agraria, naturalmente è una università molto importante per il paese, essendo un paese dove l'agricoltura riveste un'importanza economica rilevante. In un paese come la Costa d'Avorio lo Stato ha investito e investe per la formazione dei coltivatori e da qui escono quindi persone che sono in grado di gestire le coltivazioni e di far crescere la qualità e lo standard qualitativo per avere un apprezzamento sui mercati mondiali del proprio prodotto. Credo sia veramente un'operazione molto importante questa. La grande moschea è un riferimento religioso per la maggior parte delle persone. Bisogna conoscere il Corano. Siamo tutti nel collo. Fra tutti i monumenti, il più strabiliante è l'imponente Basilica di Nostra Signora della Pace. È considerata la chiesa più grande del mondo. La sua cupola ed il colonnato sono una copia della Basilica di San Pietro in Roma. Lasciata Yamoussoukro alle spalle, ci troviamo a Bouaké. La città di Bouaké, a differenza di Yamoussoukro, esprime la sua vivacità fin dal primo impatto. Difatti è un importante nodo viario e commerciale. La principale etnia è rappresentata dai Baoulé, a cui però si aggiungono altri ceppi che provengono da lontano. Queste donne, ad esempio, sono griot di etnia Fulani. I Fulani, o Peul, sono originari del nord. Griot è un termine che indica cantore di storie vere.
Ora, come in passato, gli scambi e gli incontri tra popoli di diverse etnie si svolgono prevalentemente al mercato. Questa farina, come si chiama, Giorgio? Aceche. Fatto a base di manioca. Ecco, quindi abbiamo questa farina che si chiama aceche, a base di manioca, ed è la base, diciamo, di questo piatto, a cui si aggiunge questa zuppa di pollo con il sugo di verdure. Cibo locale. Poi delle pestate, proprio per fare quello che noi chiamano tutu. E anche usato per come patatine fritte. Ah, buone. Questo è un altro prodotto tipico di questo territorio, vero Giorgio? Sì. Come si chiama questo? Si chiama gombo. Gombo. Per fare la salsa killar. Questi sono invece noce di palma. Stiamo ripercorrendo in Africa occidentale le antiche strade commerciali che hanno tracciato la storia dell'umanità e ancora oggi collegano le diverse culture del mondo. Vi sono avvenuti importanti scambi tra Oriente e Occidente, sia attraverso il mare, sia lungo le rotte che passavano nel mezzo del deserto del Sahara. Sulla via che da Yamoussoukro porta a nord verso il confine con Mali e Burkina Faso, attraversiamo il territorio di savana. A prima vista la natura sembra meno generosa che più a sud, dove invece caffè e cacao crescono insieme a molti altri frutti. Il distretto di Korogo fa eccezione. Certamente non vi cresce il caffè, ma è comunque un importante centro agricolo in cui si coltivano cotone, cereali, tuberi come igname, manioca e patata, inoltre arachidi e anacardi. Gli abitanti di questo villaggio, che ci accolgono con tanta ospitalità, appartengono ad una delle molte comunità di coltivatori di cotone che si appoggiano alla cooperativa di Korogo. Qui sont venus faire, sont venus pour faire un film sur la Côte d'Ivoire, pour aller présenter en Italie et à l'ensemble du monde entier, pour dire que on peut venir visiter la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a eu la guerre, mais il n'y a plus la guerre. On va partout où on veut. Dire qu'il y a le café, il y a le cacao, il y a le coton, il y a l'anacarde, et tout ça c'est bon pour nous. Ça va permettre de bien connaître la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici et sommes heureux de être ici. En particulier aujourd'hui, en votre village, qui est vraiment un village très agréable. C'est un territoire. Il est très heureux de votre arrivée dans son village et vous souhaite un bon séjour chez lui. La population a bien envie de travailler. Mais la peur fait qu'ils hésitent un peu. Mais quand ils voient des étrangers qui viennent parmi eux, ça leur donne encore plus de courage pour travailler. Soro Yakuba,
che è il responsabile della cooperativa, piegherà i processi di lavorazione e di coltivazione. Il cotone è raccolto a mano, a un ritmo di 15-20 kg al giorno per ciascun lavoratore. Una tonnellata di cotone, dopo essere passata nella sgranatrice che separa le fibre dai semi e dagli scarti, può rendere 400 kg di fibre e 560 kg di semi. I semi vengono utilizzati per olio alimentare oppure trasformati in mangime per animali. In Costa d'Avorio sono circa 300.000 le tonnellate di cotone prodotte e più di 150.000 i coltivatori impiegati. Si tratta di una piccola parte della produzione mondiale, ma a livello nazionale sono utili per riequilibrare il sud del paese, dove sono concentrate le grandi piantagioni di cacao, caffè, olio di palma e ananas. I primi semi di cotone furono introdotti in Africa occidentale nel 1800. Poi, nel secolo successivo, le potenze coloniali europee incoraggiarono la produzione per spezzare il monopolio d'esportazione di Stati Uniti ed Egitto. Il signore che è il direttore della cooperativa ci ha portato adesso a visitare questa fabbrica dove si fa la lavorazione locale del cotone. E ora ci spiega. Bon, allora, noi siamo nel villaggio di Warangulé e noi siamo le cooperative dei produttori. Eux, ils sont dans la transformation. Ok, quindi dalla produzione che abbiamo visto ieri, oggi siamo passati alla fase della trasformazione. Il cotone già ripulito della grana del cotone, quindi pronto per la filatura. Questo procedimento si chiama cardatura. Dopo la cardatura diventa più duro. Il cotone diventa più duro e l'infila sulla bobina e si infila sopra il filarello, praticamente la bobina, che noi chiamiamo filarello. Non è lo zucchero filato da mangiare, ma è cotone. La filatura, vuol dire, si trasforma la nuvola di cotone, si trasforma in un filo. C'è sta. Voilà. E una volta terminato il lavoro otteniamo il filo di cotone. Ah, quindi il filo di cotone che abbiamo visto viene lavato, viene colorato quando necessario e viene steso in questo modo per seccare e asciugare al sole. Anche perché dopo questo procedimento il cotone tende a restringersi e quindi bisogna stenderlo per fargli riprendere la sua posizione. Il filo che abbiamo visto steso, una volta asciugato, lo si trasporta e lo si collega a questo attrezzo. Okay. Quindi qui troviamo 200 fili stesi su questa linea. 100 fili sopra e 100 fili sotto. La navetta con il filo colorato di un altro colore per creare un motivo viene inserito tra questi due passaggi e si ottiene. Qui in questo ambiente ci sono circa 100 persone occupate che stanno lavorando, ma nel complesso il villaggio raggruppa 356 artigiani che effettuano tutte le varie lavorazioni. Solo gli uomini sono destinati a questo tipo di attività, sono lavoratori che tramandano la loro tradizione da padre in figlio, da diverse generazioni. Il direttore della cooperativa di Corogò ci ha mostrato la filatura e la tessitura di manufatti che sono destinati all'artigianato locale. I metodi di filatura e tessitura tradizionali hanno un valore etico perché salvaguardano la storia e la cultura. Le lunghe strisce di stoffa cucite fra di loro diventano le tele su cui vari artisti di genere maschile dimostrano le loro doti in dipinti che si ispirano alla tradizione dell'etnia Senufo. Anche gli intagliatori di legno sono esclusivamente uomini, sono Senufo e sono davvero bravi a costruire statue, maschere cerimoniali, porte e sgabelli. Yeah.
spiegherà che cosa significa, qual è il significato di questa danza chiamata la danza della pantera. La danza della pantera, come l'ho detto, la danza. Ovviamente tutti i ragazzi quando arrivano all'età di 18 anni e iniziano questa attività proprio attraverso una particolare iniziazione che consiste nell'andare nella foresta e rimanere per 20 giorni nella foresta per temprarsi. Tutto questo serve per far sì che i giovani si formino, diventino arditi, forti e sappiano affrontare le necessità della vita futura e sappiano proteggere il loro villaggio con la forza e con la determinazione adeguata. Questa spettacolare danza acrobatica in origine si svolgeva nella notte ed accompagnava il rito del funerale. Ora fa parte di una festa popolare che ha lo scopo di propiziare l'arrivo della pioggia, benefica nella regione agricola della savana. Il ritmo è scandito da strumenti tradizionali composti da calebasse. I danzatori sono giovani che, iniziati per indossare la maschera, devono sottostare ad antiche e ferree regole di comportamento della società Senufo. A Corogò incontriamo un gruppo di cacciatori Dozo. I Dozo sono cacciatori tradizionali in possesso di poteri e forze speciali. Pare che i loro amuleti, i cosiddetti grigri, rendano invulnerabili coloro che li indossano. Così come gli abiti tradizionali ed i cappelli costituiscono una barriera impenetrabile persino dai proiettili. Insieme a loro saliamo sul monte Corogò, dove in un luogo sacro effettueranno un rituale di protezione per il nostro viaggio. E allora andando loro ci faranno vedere alcune tracce di quelle spiriti, perché la comunità venera proprio questo monte. I Dozo sono anche guaritori, pertanto sono in grado di contrastare le forze occulte negative. Inoltre conoscono le proprietà curative e farmacologiche delle piante della foresta. Bonjour monsieur. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va bien. Queste sono delle frittelle che adesso stiamo preparando e il nostro pranzo di mezzogiorno. Riprendiamo ora la strada per le piantagioni di caffè e cacao. Thank you.
Per arrivare a destinazione, presso i contadini, la strada non è adatta per le auto, ma per i nostri autisti e i nostri automezzi non ci sono ostacoli che tengano. Sbucando dalla fitta vegetazione, ci si trova improvvisamente nel cortile di una fattoria. Si tratta di una piccola comunità familiare dove tutti si dedicano al lavoro nei campi. Questo modo di socializzare rappresenta una parte importante del nostro viaggio. Lo scambio di piccoli doni ruba qualche sorriso e le foto, ricordo, fermano il tempo e le emozioni. In fila indiana con il capo famiglia facciamo un giro nelle coltivazioni. Qui si coltiva prevalentemente la coffea di qualità robusta, di cui una parte è impiegata nella produzione di caffè solubile. C'è anche una produzione di caffè arabusta, chiamato così perché è un incrocio tra arabica e robusta. Mentre ci troviamo nella foresta, nella piantagione, con il nostro amico Yaya, che è il capo villaggio di questa piccola comunità. Qui ci troviamo nella regione di Daloa. In questo momento loro stanno integrando e probabilmente anche sostituendo la coltivazione di caffè robusta con la coltivazione di cacao, perché in questo momento il mercato è più remunerativo per loro. Lui ha da poco iniziato a coltivare anche EVA perché il mercato lo richiede, e quindi lui deve pensare all'economia del suo villaggio e cerca di fare quanto di meglio per lui è possibile. EVA, cosa fanno con EVA, Giorgio? Sì, EVA è questa pianta introdotta dai colonizzatori nel paese, e allora EVA, dall'EVA estraggono la gomma. L'approvvigionamento dell'acqua è sempre un problema. Chi non ha la fortuna di attingere al pozzo vicino casa si accontenta di usare un'acqua che non è propriamente pura. Le fave di cacao sono racchiuse nella cabosse. Costa d'Avorio e Ghana sono i primi produttori al mondo. Il loro cacao è detto di consumo o anche forastero ed è impiegato nell'industria del cioccolato. I contadini del caffè e del cacao di Daloa, nella regione dell'Alta Sassandra, si riuniscono in cooperative per meglio tutelare i loro interessi. Anche per loro, come per gli agricoltori del cotone di Korogo, al presente le preoccupazioni sono tante. La nostra visita dà loro speranza per la prima volta dopo la guerra. Nel porto commerciale di San Pedro, cacao e caffè e tanti altri prodotti esotici sono stipati dentro grossi container in attesa che vengano espletate le formalità per l'esportazione. Sapori e profumi di un'Africa genuina vanno ad allietare palati raffinati di mondi lontani.
Kossou è il nome di questo piccolo villaggio che si trova poco più a nord di Yamsukro. Kossou è anche il nome della diga e del bacino artificiale alimentato dal fiume Bandama. Ci troviamo qui per un motivo ben preciso. Appena al di sotto della diga, che fa parte di un importante impianto idroelettrico, c'è il mondo dei cercatori d'oro. Sono tante le persone che setacciano il letto del fiume Bandama alla ricerca di fortuna. Dove stiamo andando? Stiamo andando con i cercatori d'oro a vedere sul fiume cosa possiamo trovare. Il fondale, così ci dicono, qui arriva fino a 20 metri di profondità. Ed è molto curioso vedere come viene affrontato. In pratica vengono utilizzati dei vecchi compressori d'aria a motore. L'aria viene pompata in lunghissimi tubi di gomma che questi sommozzatori, chiamiamoli, usano per poter respirare per lungo tempo, rimanendo quindi sul fondo del fiume, e raccogliere la sabbia e le pietre e quant'altro si trova sul fondo del fiume per poi riportarlo a riva e setacciarlo nella speranza di trovare qualche pagliuzza d'oro. A colpo d'occhio sembra che i mezzi così rudimentali utilizzati e le azioni rischiose non siano proporzionali al valore del risultato, ma non siamo in grado di giudicare. Questa parte del viaggio è dedicata esclusivamente alla fascia costiera. Durante il tragitto da ovest ad est incontreremo le foreste pluviali, le città costiere, le grandi coltivazioni. Troveremo anche tracce dell'impero coloniale. Ma soprattutto ci integreremo con le popolazioni che vivono lungo la costa per conoscere e capire la loro cultura, per assistere ai mestieri e alle tradizioni più antiche. L'ambiente della fascia costiera è a dir poco esuberante, sia che si tratti di aree coltivate, sia di territori a vegetazione spontanea. Ciò che sorprende è la rapidità con cui la natura si riappropria degli spazi se ne ha l'occasione. Questa esplosione di vitalità, che in alcuni casi ostacola l'opera dell'uomo, ha il pregio di cancellare in fretta i segni lasciati dalle guerre. La natura si risana più velocemente degli uomini. Per loro la recente crisi, così viene definita qui la serie di conflitti che ha caratterizzato l'ultimo decennio, ha lasciato un clima ancora un po' incerto e, comprensibilmente a volte, lo scetticismo prende il posto dell'entusiasmo. Tornando al viaggio, qui ci troviamo nel bel mezzo della foresta pluviale, all'altezza della città di Soubré. Le immagini mostrano l'impetuosità del fiume Sassandra. Il fiume diventa anche una comoda via di comunicazione.
Alla foce del fiume si trova la città di Sassandra. A causa del decentramento, la popolazione della zona vive in modo semplice ed è legata alle tradizioni. Evidentemente, l'intervento del colonialismo prima e delle guerre interne poi non sono riusciti a distruggere completamente le credenze animiste. Credenze che sopravvivono nella memoria degli anziani. Tra le popolazioni della costa la religione animista continua ad essere diffusa, ma il colonialismo ne ha cambiato la forma. La cultura delle maschere si è estinta. Tuttavia, con un po' di fortuna ed attraverso una serie di passaparola, abbiamo scovato una vecchia cerimonia a cui abbiamo assistito con grande emozione. Nyondo Gla, il giudice supremo, colui che dà ordini indiscutibili, il pacere che seda le liti, il saggio che prende decisioni per il bene di tutto il villaggio. Queste sono credenze che, a prescindere dal loro impolverato aspetto folcloristico, hanno un grande valore culturale. Quando si è al cospetto di una maschera, bisogna sempre ricordare che dietro di essa non c'è l'uomo che la indossa, ma lo spirito che la rappresenta. Le cerimonie evocano gli spiriti e scandiscono i passaggi di un tempo che sembra essere uguale a se stesso. Nel rito sono la musica e la danza a creare il contatto tra l'uomo e il divino, tra la terra e il cielo. Lasciato il territorio di Sassandra, attraversiamo le zone lacustri e le sconfinate piantagioni di palma da olio per dirigerci verso oriente. La costa è lunga in totale 515 chilometri e, tranne qualche raro tratto roccioso, è composta da basse spiagge sabbiose.
ma predominante è il cordone litorale che si è formato con le correnti marine e che è separato dal mare da una serie di lagune, nelle quali si riversano i fiumi che comunicano con la riva attraverso gli stretti passaggi. I principali fiumi della Costa d'Avorio sono il Sassandra, il Bandama e il Comoé, paralleli fra di loro. Il Bandama è il fiume più lungo, circa 800 chilometri. Abidjan, la capitale economica, si trova invece sulla laguna de Brie, formata dal lago omonimo e dalla foce del fiume Comoé. Ora qui ci troviamo sul pontile dove partono i traghetti per Jacquesville. Jacquesville è praticamente un'isola che fa da barriera tra la periferia di Abidjan e il mare aperto. Per ora non ci sono altri modi per raggiungere l'isola se non attraversando la laguna. Proseguendo ad est e oltrepassando Abidjan si arriva a Grand Bassam. La città è divisa in due parti. Nouveau Bassam è la parte più attiva, mentre Ancien Bassam è il vecchio quartiere dell'ex colonia francese. Nonostante sia stata nominata nel 2012 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, i vuoti palazzi, simbolo del colonialismo, continuano inesorabilmente a disfarsi, rendendo l'ambiente quasi surreale. Grand Bassam è stata una capitale dal 1893 al 1896. Poi il potere è stato trasferito altrove. Di riflesso la navigazione commerciale è diminuita fino a scomparire e così il lustro della città si è spento man mano. Negli anni 70 era iniziato il turismo che aveva ridato speranza alla rinascita, ma poi è intervenuta la crisi. Ed ora si attende una nuova rinascita. Il litorale di Grand Bassam è una lunga spiaggia sabbiosa, ma a frequentarla ora sono pochi i turisti. Le spiagge sono dei pescatori che abitano nei villaggi limitrofi. Le donne si occupano del pesce appena viene pescato, lo selezionano per la vendita o lo lavorano per la conservazione. Gli uomini invece si dedicano alla pesca vera e propria e si preoccupano che le reti siano sempre efficienti. Le lunghe reti sono portate a largo sulle grandi canoe e poi gettate in mare e recuperate da riva. Il tempo per tirare la fune è scandito dal canto di uno o più pescatori, ma a questa operazione di solito partecipano tutti, uomini, donne e bambini. Eccoli, i bambini della Costa d'Avorio, sorridenti e sereni, ricchi di sogni e di speranza, come dovrebbero essere tutti i bambini del mondo. Bonne chance, Côte d'Ivoire. Maurizio, vai!